pubblico in vita mia. Non è vero, è la prima volta, ma state tranquilli, mi sono contenuto e sarò breve. Durerà solo un'ora e 45 minuti. Sono sicuro che dopo sarete d'accordo con me sul fatto che in futuro mi sarà vietato a farne altro. Scherzi a parte, spesso in queste occasioni si danno consigli agli sposi per un matrimonio di successi e una vita felice. Mi dispiace, ma io di formule magiche non ne ho. Di Christian ne so molto, anche su quel molto è ancora poco. Sappi però, Pamela, che se Christian investirà nei tuoi confronti solo un decimo di quello che investe nel suo lavoro e nella sua complessa quotidianità, e si comporterà con te come ha sempre fatto con tutti noi, sarai una delle donne più rispettate e amate della terra. Di te, Pamela, so poco, per la proprietà transattiva. Se Pamela piace per l'esigentissimo Christian, significa che Pamela è ok, molto ok. Gli antichi romani credevano nel nome delle persone fosse indicato il loro destino. Quello che posso dire è che Pamela significa che Pamela l'ha amata, quindi Christian non hai alternative. E ora un pensiero. Qui dentro suonerà poco, ma non preoccupatevi, tra circa un'ora arriverò all'agitazione dei più giovani. Allora, i figli, e appunto i vostri figli, non sono i vostri figli. Figli sono figli delle figlie, della forza della stessa vita. Nascono per mezzo di voi, ma non da voi. Dimorano con voi, tuttavia non vi appartengono. Potete dare loro il vostro amore, ma non le vostre idee. Potete dare loro una casa, al loro corpo, ma non alla loro anima, perché la loro anima abita a casa dell'avvenire, che voi non potete visitare, nemmeno nei vostri sogni. Potete sforzarvi di tenere il loro passo, ma non pretendete di renderle simili a voi, perché la vita non torna indietro e non può fermarsi ieri. I vostri figli sono lanciati in avanti, voi siete l'arco come dal quale l'arciere mira il bersaglio sul sentiero dell'infinito e lo tiene teso con tutto il suo vigore, finché le frecce possono andare veloce e lontano. Lasciatevi tendere con gioia dalle mani dell'arciere, poiché ami in qual misura le frecce che volano e l'arciere rimane saldo. Due raccomandazioni. Christian, Pamela, non scordatevi mai di chi vi ha aiutato a diventare quello che siete, e siate felici. Quanto siete belli, vi voglio bene. L'applauso lo merita veramente forte per queste parole veramente così belle e soprattutto sentite. Facciamolo ancora più forte. Grazie. Perché c'è il lancio del bouquet.